Ciao ragazze, eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Oggi ho deciso di andare a fare il decluttering di tutti i miei trucchi, quelli, o perlomeno quelli che sono contenuti all'interno della cassettiera, perché fra pochissimo devo portare tutto nella nuova casa e quindi ho deciso di andare a organizzare meglio i trucchi. Poi sicuramente quando li porterò là li voglio sistemare ancora meglio rispetto a come erano sistemati adesso, tutti belli organizzati, belli divisi, e fatemi sapere con un pollice in su se volete vedere, vorreste vedere questo tipo di video sul canale, così quando dovrò andare a sistemare tutti i miei trucchi registrerò il video per voi. Comunque oggi in questo video voglio andare a selezionare i trucchi da portare là e quelli che invece o voglio lasciare mia sorella o voglio regalare alle mie amiche, alle persone che conosco, magari tenere qualcosina anche per voi. E quindi in questo video andrò a selezionare tutti i trucchi che voglio portare nel mio studio, che ragazzi non vedo l'ora, mentre invece andrò a scartare quelli che non uso, quelli che magari sono aperti da un sacco di tempo, che hanno un sacco di anni, che ovviamente andrò a buttare. Non vedo l'ora tra l'altro di farvi vedere anche il mio studio, come è stato modificato. Ho fatto delle piccole modifiche, ho comprato qualcosina e sono andata quindi ad aggiungerlo, però volevo aspettare a fare il video dedicato allo studio, farvi vedere l'aggiornamento, perché è cambiato qualcosina, però niente di esagerato, e preferivo sistemarlo un po' meglio prima di farvelo vedere, di farvi vedere gli aggiornamenti. Comunque detto questo, non mi perdo più in chiacchiere e vi lascio al decluttering dei miei trucchi. Direi che possiamo iniziare. Come prima cosa, prima di guardare tutti i cassetti, partiamo da quello che è posizionato sopra la cassettiera. C'è questa cesta ramata e questo contenitore che ho preso da Primark, dove ci sono all'interno un po' di prodottini che voglio portare tutti a casa nuova. Ho le cartine, ho lo sgrassatore per fare le unghie, c'è un gel doccia, un balsamo labbra, una crema mani, due creme corpo, un gel igienizzante per le mani. Quindi ci sono un po' di cosine, tutte che mi servono, tutte che utilizzerò, quindi queste sicuramente le porto a casa nuova. Poi ho questo contenitore trasparente che ho preso sempre da Primark, dove all'interno ci sono quattro tarte di Yankee Candle. Queste sicuramente le porto tutte a casa nuova, perché sapete quanto mi piace profumare la casa con le candele. Adesso passiamo a vedere quello che c'è contenuto all'interno di tutti questi cassetti. C'è davvero un gran casino. Ho preparato questi due contenitori. All'interno di questo bianco vado a mettere tutte le cose da buttare, da cestinare, mentre all'interno di questo rosa metto invece tutte le cose che voglio regalare, che voglio lasciare magari qui anche per mie sorelle, perché anche lei si trucca, non tanto, però si trucca, quindi qualcosa lascerò sicuramente anche lei. Quindi le cose che si possono ancora utilizzare, buone, magari addirittura alcune anche nuove, le metterò qui. Qui invece ci sono primer, ciprie, fondotinta e poi qui in fondo, che adesso non si vede, c'è qualcos'altro. Partiamo dai primer. Questo di Puro Bio, primer opacizzante per pelle grassa. In realtà è da un sacco di tempo che non lo sto utilizzando, quindi questo lo lascio qui per mia sorella. Porto sicuramente via invece questi di Benefit. Anche questo sicuramente lo tengo, perché lo uso un sacco durante il periodo estivo. Poi lascio qui questo primer illuminante, perché anche questo da un sacco che non lo uso. Direi che devo andare più veloce, perché è davvero un sacco di cose da organizzare. Questi tre primer di L'Oreal li porto tutti e tre a casa nuova, perché mi piacciono molto. Poi prendo sicuramente anche il primer per gli occhi. Poi questo, che sento che è quasi vuoto, sta per finire. Tra l'altro mi si è rovesciato qualcosa, perché c'è tutto appiccicoso. Probabilmente è uscito un po' di primer. Comunque questo, visto che è quasi finito, si sente, lo metto nella pochette, così lo utilizzo in questi giorni. E poi lo cestino, perché è decisamente quasi finito. E poi c'è quest'altro sempre di Benefit, anche questo mi piace, quindi lo porto a casa. Poi passiamo alle ciprie. Potrei lasciare qui tranquillamente a mia sorella questa di Primark, l'avevo presa come esperimento, però sinceramente non mi fa impazzire, quindi la lascio a lei, che tanto a lei non interessa molto il make up, quindi lascio tranquillamente a lei. Come lascio anche questa di L'Oreal, che non uso. Invece queste tre, questa di MAC, questa di Benefit e questa di sempre di MAC, le porto a casa nuova, perché mi piacciono tutte e tre molto. Poi passando ai fondotinta, c'è questo che è un fondotinta cushion coreano, che però non utilizzo mai, perché ragazze, vi faccio vedere, è
chiarissimo, è davvero troppo chiaro per me, quindi visto che mia sorella ha la carnagione molto più chiara della mia, lo lascio a lei, magari lei lo utilizza molto più di me. Poi così a occhio, questi sono tutti i fondotinta che utilizzo. Questo di Catrice mi piace davvero tanto, quindi lo tengo io, come mi piace molto anche questo di Clinique. Questo fondotinta compatto di Puro Bio è davvero molto buono, l'ho provato poche volte in realtà, però mi piace, quindi lo porto a casa nuova, come porto a casa nuova anche questi tre in stick di L'Oreal. E magari a mia sorella le lascio qua il campioncino, visto che lei in realtà di fondotinta non ne usa molto, anche se in realtà vedo che è una colorazione abbastanza scura, quindi probabilmente adesso in questo periodo non le va bene, essendo un campioncino, volendo potrei anche cestinarlo, però perché è aperto da un po', quindi meglio che lo cestino. Poi qui ci sono tutti gli fondotinta della L'Oreal, gli Accord Parfait in tutte le tonalità, però non voglio cestinarli perché li mixo insieme per andare a ottenere il mio colore perfetto, sia per l'inverno, quindi utilizzando i colori più chiari, ma sia anche per l'estate, perché qua in fondo non si vede, però ci sono anche le tonalità molto più scure, addirittura c'è quasi un marrone che si può utilizzare per fare un po' di contouring, quindi questi li tengo tutti, anche perché è un fondotinta che mi piace molto. Qui abbiamo un campioncino di Puro Bio, quindi questo lo lascio a mia sorella così glielo faccio provare, del fondotinta Sublime. Poi ci sono le spugnette che ho preso da Primark, Simil Beauty Blender, per andare ad applicare correttore e fondotinta, mi piacciono molto, quindi queste sicuramente le porto a casa nuova. Questa è la situazione dopo aver controllato un solo cassetto. Comunque questi sono tutti i prodotti che voglio dar via e quindi li mettiamo tutti qui. Perfetto, passiamo al terzo cassetto. Qua ci sono correttori, prodotti per le sopracciglia, mascara e anche degli illuminanti, non so cosa ci facciano qua. Cerco di andare il più veloce possibile. Questi matitoni di Puro Bio non mi piacciono perché li trovo molto duri e difficili da applicare, difficili da stendere, non si lavorano bene, quindi questi li scarto. Poi facciamo che seleziono tutti quelli che voglio tenere, questi li tengo, questo di Benefit mi piace, lo tengo, anche questo lo tengo, questo lo tengo, questo invece lo regalo perché non lo utilizzo molto, questo invece lo lascio per mia sorella perché è davvero molto usato, quindi non mi piace regalarlo a qualcun altro, lo lascio a lei. Questi di Puro Bio rispetto agli altri matitoni mi piacciono un po' di più, quindi li tengo, anche se personalmente preferisco i correttori liquidi. Poi questo correttore illuminante di L'Oreal lo tengo, questo di Catrice anche, e questo il cancelletà di Maybelline, lo adoro, mi piace un sacco, quindi anche questo lo tengo, però è ancora confezionato, quindi mettiamo tutte le cose che ho deciso di tenere qui. Poi passiamo alle sopracciglia, non so cosa ci faccia qui una spugnetta che ha sicuramente da pulire e un pennellino, li tolgo. Sono tutti prodotti per sopracciglia, li utilizzo tutti, sono quasi tutti di Benefit come potete vedere. L'unico che non utilizzo è questo di Puro Bio perché è in una colorazione troppo chiara per le mie sopracciglia, quindi la regalo. Passiamo ai mascara, qua ne ho davvero tanti e direi che è arrivato il momento di scartare, di cestinare questo di L'Oreal, il Miss Baby Roll. Mi piace un sacco, ma è praticamente giunto alla fine, è completamente secco, quindi questo lo butto. Questo di Clinique mi piace, lo tengo. Questo di Mesau della Lash Infinity mi piace, lo tengo. Il primer di L'Oreal mi piace e lo tengo. Questo lo scarto, lo lascio a mia sorella. Il Paradise Ecstatic di L'Oreal, ne ho ben tre, uno ancora chiuso e due aperti, quindi uno lo tengo io e l'altro lo lascio a mia sorella. Questo di L'Oreal è ancora nuovo, quindi lo lascio qui. Questi due sono nuovi, li lascio. Questo di Sephora sta per finire, lo lascio, però devo ricordarmi di utilizzarlo così lo posso cestinare. Questo non mi convince molto, quindi lo lascio per mia sorella e poi tengo tutto, quindi ok. Poi c'è anche questo che avevo preso l'anno scorso a Natale, non mi ricordavo più di averlo acquistato, della Too Faced. Mi piace un sacco questo mascara, quindi devo ricordarmi di aprirlo e di utilizzarlo perché mi ero completamente dimenticata di averlo. E poi ci sono questi illuminanti che utilizzo, mi piacciono molto. Questo è un illuminante di Puro Bio, adoro gli illuminanti di Puro Bio, quindi questo sicuramente lo tengo. Poi c'è questo illuminante che ho preso da Primark e credo di aver usato tipo solo una volta, perché guardate com'è, so forse in videocamera non si vede, però è super olografico, è troppo esagerato per i miei gusti e cioè non è un illuminante decisamente per tutti i giorni, è molto particolare, magari solo per le feste, quindi non l'ho mai praticamente utilizzato se non per provarlo, però
lo lascio a mia sorella, magari a lei piace, o comunque lo vado a regalare. Poi vediamo cosa c'è qua in fondo. Allora, qui abbiamo questo primer che, ragazzi, è vecchissimo, per gli occhi di Kiko, quindi questo lo butto. C'è questo matitone di ombretti in stick, però sono colori che non mi piacciono, quindi lo regalo. Poi c'è questo blush, non so cosa ci faccia qua, della Too Faced. Devo dire che questo mi piace molto, infatti è scavato. Questo non mi ricordavo di averlo perché era finito lì dietro, però lo tengo. E poi c'è questo mascara, il Too Faced, quello che vi ho fatto vedere prima, che però è secco, decisamente secco, quindi lo butto. Ho deciso di mettere tutto sopra la cassettiera, così magari anche voi riuscite a vedere meglio e io sono anche un po' più comoda. Allora, da dove partiamo? Partiamo dai bronzer. Questo di The Balm lo tengo perché mi piace molto anche il bronzer di Puro Bio, quindi questo lo tengo, ma in realtà tutti questi bronzer mi piacciono, quindi li porto tutti a casa nuova. La Hoola, questo in stick di Maybelline, la palette di Pixi, sì, questi li tengo decisamente tutti. Qua invece ci sono un sacco di blush, però bene o male devo dire che i blush mi piace variare, quindi questo di Benefit lo tengo, questo è ancora nuovo di Puro Bio e lo tengo, e questo magari lo lascio a mia sorella, l'avevo preso da Essence, e le lascio anche questo. Questo invece lo metto nei in prodotti da regalare. Poi anche questo, il Go Go Tint di Benefit, in realtà non lo utilizzo molto, non so perché, ma preferisco i blush in polvere rispetto a questi liquidi, quindi anche questo lo regalo. Questo di Pupa lo tengo, così come anche questo qui. Poi c'è questo di Pixi, è un blush in gel, che però devo dire che non mi dispiace perché si applica facilmente, l'effetto è bello sulle guance, quindi questo lo tengo. La palette di L'Oreal la tengo. E questo di Sephora è praticamente quasi giunto, almeno questo di qua, quasi giunto alla fine, però vabbè, lo tengo. Adesso passo ai prodotti per gli occhi. Qua ho sia ombretti in crema, questi di Pixi, che inizialmente mi piacevano molto perché avevano questi glitter all'interno super particolari, però poi provandoli devo dire che non mi convincono molto sulla palpebra, però voglio dargli ancora una possibilità, quindi questi li tengo, li voglio riprovare. Queste matite invece dai toni un po' particolari sull'azzurro, personalmente non li utilizzo, lo sapete che utilizzo colori abbastanza neutri, un po' i classici, i soliti marroncini, rosini, niente di troppo colorato, quindi questi li regalo anche perché credo di averli utilizzati, se li ho utilizzati, davvero poco. Poi vediamo di andare un po' più velocemente. Questo eyeliner, questo mi piace molto, non mi ricordavo di averlo, di L'Oreal. Questo ombretto in crema è bellissimo, ramato, di Essence, mi piace molto. Poi c'è un altro eyeliner in gel di Catrice, anche questo mi piace. Questo è un eyeliner marrone, è vecchissimo, quindi lo metto. Poi ci sono altre matite, matite nere, queste le porto. Questa matita verde, come prima, di Neve, la regalo perché non la uso. Poi c'è un'altra matita verde, però giusto per l'occorrenza, questo è un verdone un po' più scuro, quindi questo lo tengo, si sa mai che voglio fare un trucco più particolare. Eyeliner di Puro Bio, il Kajal di L'Oreal, questo ombretto in stick di Essence, questo mi piace per illuminare il condotto lacrimale. E sì, qua tengo tutto, scarto però questa, cioè la scarto, la butto proprio perché è vecchissima. Poi magari, visto che le matite nere io non le utilizzo molto e sto vedendo che ce ne sono parecchie, questa la regalo. Altra matita nera, anche questa la regalo. Ok, direi che può bastare. Poi qui ci sono invece altri prodotti per gli occhi, altri ombretti in stick. Questi di Kiko mi piacciono, quindi li tengo. Questo lo butto perché non mi piace proprio, cioè non funziona, non è per niente pigmentato, non scrive, non si vede niente, quindi scartato. Questi ho detto che li tengo perché mi piacciono molto. Questi sono di Kiko, vi faccio vedere. Mi piacciono davvero tanto, utilizzati sia come ombretto che anche come eyeliner, quindi questi li tengo. Anche questo direi che va subito nella spazzatura perché è vecchissimo, ce l'ho da un sacco di anni, come si può vedere è super consumato, praticamente quasi non si legge più niente. Questo era un ombretto, cioè un ombretto super shimmer, pieno di glitter, che tra l'altro non è neanche proprio nel mio stile perché è troppo pieno di glitter e sugli occhi non mi fa impazzire.
lo butto però perché è davvero vecchio. E poi passando a quest'altro scomparto ci sono un po' di prodotti per le labbra e se non ricordo male tutti questi li avevo già messi qua perché non mi convincevano, quindi li avevo diciamo già un po' scartati. Qui ci sono tutti i prodotti, i lip tint di Puro Bio che mi piacciono tutti, quindi questi li tengo. C'è un altro rossetto di Puro Bio opaco, mi piace tantissimo, questo è il colore numero 12 e quindi questo lo tengo. Qui invece ci sono tutti i Buro Cacai di Puro Bio, c'è anche il lip scrub che è fantastico, questi sono usciti lo scorso anno. Poi c'è questo rossetto che è un profumo di caramella buonissimo, un rossetto nude. E poi c'è quest'altro che è un balsamo labbra, un burro labbra, sempre di Pixi, scusate, che non ho mai, come potete notare, mai usato, quindi questo lo regalo. Poi ci sono sempre di Pixi questi rossetti, questo l'avevo già provato, sì, quindi lo tengo. Questo mi sembra di averlo già provato, sì, quindi questi qui li tengo tutti e tre, per non so se ce n'è ancora uno, esatto, lo tengo. Scarto invece e vado a regalare questi che sono sempre di Pixi, sempre prodotti per le labbra, però non li uso mai, quindi li regalo. Dovrebbero anche di questi essercene tre, ecco qui. Poi che altro c'è? Ci sono altri rossetti liquidi di Pixi che mi sono arrivati anche recentemente, tutte queste colorazioni più altre nuove che non ho ancora aperto ovviamente perché voglio regalarle in un giveaway, però questi li tengo perché li avevo già provati tutte sulle labbra, quindi ovviamente li tengo per me. Di qua ci sono quasi tutti i lip paint di L'Oreal in diverse tonalità, in diversi finish. Questi li voglio controllare con calma prima di decidere se regalarli, quali tenere, quali invece dar via, quindi quelli li guarderò con calma. Questo della MAC devo dire che non mi piace molto su di me, sulle mie labbra, è un colore caramello con i glitter, vi faccio vedere sul dorso della mano, guardate. Ecco qua, ma sulle labbra, boh, lo trovo un po', un colore un po' spento sul mio incarnato. E poi ci sono queste due matite trasparenti per il contorno labbra, questa non l'ho mai usata, quindi questa la regalo, questa invece la tengo. Poi c'è questo che è un altro blush in gel di Pixi, come quelli che vi ho fatto vedere prima, questo non l'ho mai usato, non l'ho mai provato, quindi lo regalo. Poi questo smalto mai usato, quindi anche lui lo regalo. E poi c'è quest'ultimo prodotto, è un rossetto bio che credo di non aver mai usato o se proprio l'ho soltanto swatchato, quindi anche questo lo regalo. E siamo finalmente giunti all'ultimo vassoio di prodotti che erano contenuti all'interno della cassettiera, perché ho ancora altri trucchi un po' sparsi per la camera, però oggi volevo dedicarmi a tutto ciò che era all'interno di questa cassettiera, quindi ultimo vassoio. Qui ci sono un po' di cose, principalmente si tratta di palette per occhi, però ci sono anche nuovi Punch Pop di Benefit che non ho mai provato sulle labbra, quindi sto pensando anche questi, qualcheduno, di regalarlo in un giveaway, quindi al momento li tengo, però li tengo per voi. E poi ci sono anche i nuovi gel fissanti colorati sempre di Benefit, anche questi non li ho in realtà ancora usati proprio perché abbiamo il gel fissante viola, il gel fissante azzurro, il gel fissante arancio, insomma di colori abbastanza particolari e quindi non da tutti i giorni, non molto nel mio stile, quindi al momento non li ho ancora usati proprio perché sto pensando anche qua di regalare qualcosa. Ma adesso passiamo alle palette, queste credo di tenerle tutte, c'è questa super economica che ho preso a Primark ma che devo dire in tutta sincerità non mi dispiace affatto per quello che è costata. Poi ci sono, non so per cosa ci facciano qua, i fondotinta, il fondotinta Hello Happy di Benefit in due colorazioni, questo fondotinta lo adoro quindi ovviamente li tengo. Poi ci sono due mini palette uscite in edizione limitata di Puro Bio che mi piacciono tutte e due molto, quindi li tengo tutte e due, però ripeto qua credo di tenere tutto.
questa palette di ombretti, è sui toni del marrone, che uso un sacco, quindi la tengo. Abbiamo la chocolate bar, che casino che sto facendo, la chocolate bar, questa mi piace ragazze tantissimo, quindi ovviamente la tengo. Poi c'è questa palette di L'Oreal, dai colori un po' diversi a quelli che sono solita utilizzare, tant'è che credo di non averla mai provata, se non ho provato semplicemente questo bianco per illuminare tutta l'arcata sopraccigliare, infatti c'è il pennellino leggermente sporco, però magari questa potrei regalarla o a una mia amica o a mia sorella, insomma. Questa non la tengo perché personalmente non la uso molto, quindi la regalo. Poi questa piccola palettina con quattro ombretti la tengo perché mi piace molto, come tengo ovviamente anche la Naked Basic 2, che è da un sacco di tempo in realtà che non uso, però sono colori che mi piacciono sempre molto, quindi la tengo anche questa. Poi c'è questa di L'Oreal che ho usato parecchio, non so se si vede, quindi la tengo. Poi c'è questa di Primark, è una palette di illuminanti e di contouring, ecco qua, lo tengo. Questa è la Desert Dream di Puro Bio, la tengo, ma ripeto, qua credo di tenere quasi tutto. Questa palette componibile di Puro Bio ovviamente sì, così come l'altra, così come questa che l'ho già usata di Pixi, quindi qua tengo tutto o quasi tutto. Credevo di scartare più cose, però queste sono tutte le cose che vanno nel cestino che devo buttare. Qui invece sono andata a mettere tutti i prodotti che io non utilizzo più, alcuni sono praticamente ancora nuovi, che quindi lascio a mia sorella, alle mie amiche, alla mia famiglia, alle mie cugine, insomma tutte le persone che conosco, perché magari qualcosa è già stato aperto quindi non mi va di regalarlo a voi. E qua invece ci sono tutti i prodotti nuovi perfetti che non ho mai usato e che sto tenendo per fare dei giveaway. Non sono tutti qua, in realtà ci sono altre cose che devo andare ad aggiungere. E finalmente ce l'ho fatta a organizzare, a selezionare un po' le cose da tenere, quelle da buttare, quelle da regalare. Come vi ho fatto vedere nell'immagine di prima, ho deciso di regalare qualcosa anche a voi, quindi adesso piano piano sto selezionando dei prodottini da regalare, adesso che arriva il Natale, quindi non vedo l'ora. Quindi mi raccomando, continuate a seguire i video perché prima o poi arriverà il giveaway o magari anche più di uno, adesso valuto. Fatemi sapere con un pollice in su se questo video vi è piaciuto, se vorreste vedere anche non proprio un video di catering dei vestiti, però comunque una cosa simile anche per quanto riguarda tutto il mio abbigliamento. In realtà devo fare ancora un po' di pulizia dei trucchi, perché altri trucchi li ho nella cassettiera più piccola, altri li ho qui accanto nella toiletta di Ikea, li ho ancora un po' sparsi, altri sono prodotti nuovi ancora nei pack che mi sono arrivati dalle aziende, che ancora non ho buttato perché mi dispiace, sono troppo carine, quindi li ho nell'armadio. Ebbene sì, il mio armadio è un casino e ho paura quando dovrò fra poco sistemare e portare da tutti i vestiti, perché l'armadio, specialmente quello con le ante chiuse, cioè se lo apro mi viene da mettere mani nei capelli, perché ragazze è davvero 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 disordinato. E nulla, io spero che questo video, ripeto, vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i miei prossimi video, seguitemi anche su Instagram, vi lascio il mio nickname qui, vi mando un grosso grosso bacione e noi ci vediamo presto, ciao!